una persona giusta, è una persona giovane, è una persona che ha fame, è stato un giocatore, è stato un portiere, è stato un leader negli spogliatoi in cui lui è stato, è un leader oggi, è una persona che lavora H24, 7 su 7 con tutti i giocatori, è una persona che ovunque è andato ha cercato di costruire la mentalità. Luigi De Laurentiis descrive così Ciro Polito, il profilo scelto come nuovo direttore sportivo del Bari, promosso in B con la Juve Stabia, salvo nella stessa categoria con l'Ascoli. Il dirigente campano si presenta senza preclusioni verso nessuno dei 27 giocatori, oggi in organico. Se uno non è proiettato o sposa la causa, si fa da parte. Ma è normale che il farsi da parte c'è un mercato, no? E farsi da parte io non sono per distruggere le società, nel senso che ci sono dei contratti da rispettare e cercheremo in tutti i modi o di far rientrare la cosa o di trovare un'alternativa, a parte il contratto che possa essere oneroso. Anzi, se è oneroso, ancora di più il giocatore debba mettersi a disposizione. In questo momento quello che conta, conta stare zitti e lavorare. Questa è la ricetta basilare. Scontato l'addio con Auteri, in casa Bari è tempo di scegliere il nuovo allenatore. In ascesa le quotazioni di Michele Mignani, ultima esperienza a Modena, seguito dall'ex Regina Mimmo Toscano e dall'ex Feralpi Salò, Massimo Pavanel. Il DS ha idee chiarissime. Di un allenatore giovane che sia sul nostro livello, sia mio che della proprietà, del presidente, che abbia fame, che abbia idee, che abbia una struttura di gioco ben consolidata, e che abbia voglia di venire a mettersi a disposizione di questa società, di questa piazza. Nella mia testa già c'è un candidato, quindi tutti i nomi che escono sono frutto di un mercato. Le idee sono chiarissime, speriamo che nel stretto giro di dare che è un'ufficialità. Stesso spirito per il budget, non cambierà, assicura il numero uno del club. Il Bari conferma lo stesso budget speso per la stagione passata, quindi come dicevo siamo stramotivati e abbiamo grande voglia di vincere. Non è detto che investendo tanto arrivino risultati migliori, sono una serie di variabili. Il Bari intanto si affaccia alla terza stagione di fila in C. Per ripartire occorrerà individuare anche nuovi leader. Per me non è una questione di baresità, è una questione proprio di costruire una mentalità e di avere dentro lo spogliatoio dei leader, innanzitutto, dei leader che devono trascinare tutto il resto del gruppo, cosa che quest'anno sicuramente un po' è mancata. Ad oggi, onestamente, è diventata una mosca bianca. Il leader vero se ne trovano pochi e niente, e chi ce l'ha se lo tiene molto stretto. Cerchiamo di trovare anche noi qualche leader, come quando andai ad Ascoli, dissi che c'era bisogno di qualche leader vero, e l'avevo trovato, era in Federico Dionisi, che era stato un po' l'asse portante. Speriamo di avere anche a Bari un leader così. Fondamentale sarà strutturare una squadra coesa, aspetto che è sembrato mancare nei momenti decisivi della scorsa stagione, garantisce Pulito. In C e B si vince con i gruppi, e se non fai quadrato tra di noi, tra di loro, sicuramente si ottiene sempre meno. Il punto di partenza deve essere mentalità per questa città che vive di calcio, okay? Che è una città che comunque aspetta il salto di categoria e quindi la responsabilità di avere il calciatore a riportare il Bari dove merita.